Buongiorno a tutti, ciao, ciao. Ciao, buongiorno. Oggi sono con Maurizio Beretta dell'Associazione Cinemaniaci. Ciao a tutti. E con Filiberto Molossi, nostro ospite oggi, critico cinematografico della Gazzetta di Parma, nostro buongiorno amico, a tutti. Frequentatore di festival accanito come noi. Anche se appunto in maggio il Festival di Cannes in realtà è stato annullato fino a data da destinarsi, e quindi in realtà Purtroppo. insomma siamo proprio nel Orfani. mezzo di questa epidemia ancora e con molte incertezze sul futuro. Oggi siamo alla 40ª puntata, abbiamo iniziato esattamente 40 giorni fa a fare CineTalk, è un'esperienza che abbiamo iniziato proprio per così divertirsi e parlare di cinema durante la quarantena. E è un traguardo a cui non pensavamo di poter arrivare, quindi è un giorno importante e oggi è il giorno del classico, del filmone, del capolavoro. Ci occupiamo di un film che rientra in tutte e tre, diciamo, queste etichette, anche se forse quella di classico un po' meno propriamente, ma è un classico moderno, è diventato Un subito instant classic, dai. sì, un instant classic, e perché parliamo di The Irishman di Martin Scorsese, che per noi è il cinema, insomma, anche per il rapporto che ha con la Cineteca di Bologna, con cui restaura film, insomma, con il nostro paese. Direi che è davvero un autore che amiamo per Taxi Driver e anche per le cose più recenti che ha fatto. Allora, diciamo due parole sulla trama, insomma, probabilmente l'avrete già visto, sentito. Che cosa parla questo film? Comunque è un film con cui Scorsese torna alla mafia, alla malavita, al gangster movie. Parla dell'irlandese, appunto, che è interpretato da Robert De Niro, che in realtà nel titolo originale non doveva essere identificato come l'irlandese, ma come l'uomo che fa l'imbianchino, perché il titolo originale dell'opera rimanda a questa attività. Lui si avvicina in qualche modo alla malavita e attraverso un personaggio che è interpretato da Joe Pesci, di una importante famiglia italo-americana, che ha tutto insomma, un traffico illecito, e poi entra in contatto con Al Pacino per la terza volta dal vivo, si incontrano a recitare insieme nelle stesse scene, Al Pacino e Robert De Niro, Al Pacino che interpreta invece la figura molto discussa di Jimmy Hoffa, un sindacalista rappresentante degli autotrasportatori, che aveva raggiunto tantissimo potere, che poi ha uno scontro violento, molto, molto diretto con Robert Kennedy anche. E diciamo che questa storia si sviluppa sui piani personali, queste vicende molto legate semplicemente, diciamo, a queste famiglie, a queste persone, ma poi si intreccia anche alla storia con la S maiuscola, a Cuba, battaglie sindacali, alla storia della famiglia Kennedy, che è una storia molto importante per gli Stati Uniti, ma direi per il mondo. In estrema sintesi, proprio perché poi, insomma, non, è inutile dire troppo sulla trama, direi. È un film che si sviluppa con flashback, quindi abbiamo questo De Niro in casa di riposo che racconta gli episodi della sua vita. Vediamo De Niro e Joe Pesci che fanno un viaggio in macchina verso un matrimonio, e anche lì appunto riaffiorano alla memoria episodi delle loro avventure, delle loro scorribande, anche se è un film, poi ci andremo dentro meglio, ma
non trasuda di epica, è più elegiaco forse, più malinconico, più lento, non ha quel ritmo adrenalinico che abbiamo visto in altri montaggi della storica collaboratrice di Scorsese, mi sfugge il nome. Thelma Schumacher. Esatto, Thelma Schumacher, che ci aveva abituato ad altro in precedenza. Qui sceglie un'altra modalità, un altro stile. Un film che poi dovremmo andarci su nella nostra puntata, prodotto da Netflix. Anche questo non è un tema di poco conto per chi come noi cerca non solo di guardare i film come intrattenimento, ma anche un po' di studiare, di approfondire, capire come funziona l'industria del cinema, come sta evolvendo. E, a me è piaciuto molto questo film. A voi? Moltissimo, moltissimo. Io lo trovo veramente un classico moderno. Mi fa piacere che hai detto un classico, perché è vero che è un instant classic, lo è diventato, lo è intanto che lo vedi, vedi già che è un classico, è nel suo farsi, mentre lo vedi tu già capisci che quello comunque è già un classico, perché ha un'epica, una forza, una capacità di racconto che lo rende così. È forse l'ultimo dei grandi classici. Io ci ho visto, non so, poi mi direte voi, una sorta di capacità testamentaria in questo film, no? Una volontà quasi di dire: io chiudo il discorso non solo con i mafia movie, con questo De Niro vecchio, non voglio solo essere definitivo con questo genere, ma io che sono Scorsese, che ho una certa età, chiudo il discorso anche con la New Hollywood. Io metto la parola fine, la scrivo io su un certo cinema che dopo questo film non si farà mai più così, non ci sarà mai più un film o un cinema di questo genere. Io ci ho trovato veramente questo, mi è sembrato anche commovente, toccante questo modo, in un certo senso suo, di Scorsese, di chiudere un cerchio. E lo fa riuscendo ad avere quell'Al Pacino che gli aveva sempre detto di no fino a quest'epoca. Pare che addirittura dovesse fare anche Taxi Driver, avesse rifiutato. Poi magari è andata meglio così, chi lo sa. Però insomma riesce a ottenere Al Pacino e De Niro insieme. Per lui è veramente l'apoteosi, credo. Sì, no? Un grandissimo film, sono d'accordo. Sì, sì, anch'io. Qualcuno l'ha definito un po' troppo lungo, adesso ecco mi viene in mente ai Golden Globe Ricky Gervais che dice questi due filmoni che sono usciti sì, l'anno scorso, The Irishman and Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino, diceva che sono così lunghi che mentre DiCaprio guardava la premiere insomma la sua fidanzata, questa fidanzata è diventata troppo vecchia per lui, no? Quindi, visto che spesso siamo... si accompagna delle giovani, lui esatto, ma lui non è più un ragazzino, esatto. C'è da dire che invece per me, ecco, come citavo per esempio per Volver, sono quei film che anche se durassero mezz'ora in più non faresti per niente fatica. E concordo assolutamente con Filiberto che è un... sì, mentre lo vedi proprio capisci come se Scorsese volesse chiudere un cerchio, no? Sia su come la tematica, no? Della mafia, perché ormai si è detto, si è scritto di tutto. E poi anche di un certo tipo di cinema che adesso poi alla luce di quello che è successo adesso ancora di più, no? Probabilmente nessuno mai... riuscirà più a fare. E il fatto che poi però Scorsese è sempre moderno, anche se ha probabilmente quanti anni avrà, mai avrà 80 anni Scorsese, no? L'ha prodotto per Netflix, quindi secondo me anche questa cosa è significativa, perché probabilmente il costo di questo film non poteva essere affrontato se non affidandosi a certo. Esatto, questo colosso che ovviamente per avere Scorsese avrebbe dato, cioè, penso che a Netflix manchi tutto tranne che i soldi, no? Quindi
le idee di Scorsese. Lui tra l'altro a Roma l'aveva, era stato bersagliato molto per questo, e neanche negli altri festival, quando lui aveva portato il film a Roma e molti gli avevano fatto queste domande, ma perché Netflix, perché Netflix, era un po' un tormentone. Lui anche un po' scocciato aveva detto, allora se mi dava i soldi qualcun altro io non avevo mica problemi a farlo per qualcun altro, non me li hanno dati, a me servivano tanti soldi anche per ringiovanire i protagonisti, per fare questa cosa che in effetti fa impressione, questo effetto speciale straordinario. E l'unici che mi hanno detto te li diamo noi è stata Netflix, e lui diceva io sono stato, perché devo, mi hanno promesso che un mese nel cinema ci stava, io con Ore per una notte ci sono stato un mese nel cinema, non mi sembrava così scandaloso accettare questa proposta da loro. Insomma, questo è stato secondo me anche molto onesto e molto coerente anche con se stesso, non credo abbia tradito la grande idea di cinema facendosi produrre da Netflix. Abbiamo detto anche per un altro regista amato di cui è uscita una autobiografia recentemente, che è Woody Allen, che a un certo punto si è visto voltare le spalle dai produttori newyorkesi, è venuto in Europa. Bravissimo. Sono casi analoghi di autori che a un certo punto perdono quel feeling con l'industria, non si capisce bene perché, e 159 milioni di dollari li ha trovati solo da Netflix. Certo. Anche Netflix si sarà indebitata probabilmente, però grande credo di rientrare per loro. Grande, sì, enorme. Perché loro hanno, vabbè, poi sempre per stare sui numeri, come dicevamo, è molto lungo, 210 minuti. 210 minuti vuol dire 3 ore e 20, 3 ore e mezza, 3 ore e mezza. Quindi un film lunghissimo. Parlo della mia esperienza in una sala cinematografica in centro Piacenza, la gente non è che si è alzata dicendo ma quanto è lungo, se l'è gustato fino alla fine senza fiatare, perché quando è un grande film, il tempo vola, non ti accorgi. Anche se è un film lento, brutalmente lento, per uno scopo. Un film di Muccino, hai capito, 2 ore ti sembrano una vita, no? Invece Scorsese, capisci? No, scherzo. Tornando però al discorso che faceva Piero, anche l'esercente ha un po' paura, allora chi lo distribuisce dice ma se dopo l'esercente non riesce a fare 3 spettacoli, ne fa solo 2, no? E quindi, insomma, capisco anche chi non gli ha voluto dare questi 159 milioni di dollari, cioè ognuno fa i suoi conti. Poi è stato distribuito solamente in lingua originale. Ovviamente Netflix ha questa politica, distribuisce in poche sale selezionate per pochi giorni per poi lanciarlo sulla piattaforma. E quindi tramite anche la Cineteca di Bologna ha spesso trovato la sponda per trovare appunto una distribuzione, e anche questo rendeva più difficile la fruizione, però appunto non ne ha risentito, perché appunto in quei giorni la sala era piena, c'era l'evento, se ne è parlato, e questo ha contribuito poi al successo anche della piattaforma. Quindi la sala ha una centralità ancora, e come? Certo. Quei 210 minuti erano anche spezzabili però sulla piattaforma, perché veniva anche pubblicizzato così, se vuoi te lo guardi come se fosse una serie TV. Cosa che è abbastanza agghiacciante per noi cinefili, no? Duri e puri, per la nostra associazione è un'eresia, anche per te, Filippo, immagino. Assolutamente. Però ecco, per andare incontro a quella fetta di pubblico che magari non è avvezza a un certo tipo di racconto, una certa durata, eccetera, ci ha anche fornito questa opportunità. Ovviamente Scorsese non sarà stato d'accordo, ma avrà detto protocollo ok, perché era nel pacchetto, ovviamente. Esatto. Beh, sai, poi ognuno adesso ovviamente dobbiamo pensare anche, insomma, noi siamo ancora giovani, però non più giovanissimi, hai capito? Quindi bisogna pensare anche come fruiscono adesso i giovani, quindi probabilmente incastrano queste cose in mezzo ad altri 100 stimoli, quindi ci può anche stare che la vedono in 4 puntate. È chiaro che insomma cambia completamente poi tutto il mood, no, con cui tu ti approcci a un prodotto, ma
Poi ci sono festival come Cannes, ci sono gli esercenti che ce l'hanno a morte con Netflix, anche se appunto non c'è solo Netflix, l'hanno preso un po' come, no? Perché adesso è entrato l'Anica, quindi insomma... Direi che è assurdo demonizzare Netflix. Netflix, senza Netflix non avremmo avuto Sulla mia pelle, non avremmo avuto Roma di Cuarón, non avremmo avuto insomma una serie di... Marriage Story, sì, di Noah Baumbach. Insomma, è abbastanza assurdo. Forse è importante costringere Netflix a, e, agli altri, e alle, anche le altre piattaforme a valutare degli accordi che non, tra virgolette, mettano in difficoltà le sale già più di quello, no? Esatto. Sono costrette a vivere da qualche anno a questa parte e a maggior ragione dopo la fine del lockdown. Adesso sì. Si apre un mondo, si apre un discorso. Ho paura che... con questa tua affermazione, sì, perché ovviamente non sappiamo bene cosa succederà. Io, la mia esperienza personale di The Irishman, a parte della rivista Roma, l'abbiamo portato al Parma Film Festival e ti dico anche com'era andata. Io ero a Mantova durante le giornate della Fice e cominciano a squillare molti telefoni. Quando cominciano a squillare molti telefoni, come nei film thriller, vuol dire che c'è qualcosa che succede. Cominciano a squillare molti telefoni, molta gente agitata, dicono no, allora bisogna spostare la site, allora no, bisogna spostare questo, bisogna spostare quell'altro. Io a qualcuno dico, ma cos'è che succede? Ma, no, c'è The Irishman, 3 giorni nel cinema, in quella data lì, erano le date del festival, io ho preso sulla sedia il telefono anch'io, ho chiamato immediatamente l'assessore alla cultura e gli ho detto, guarda, non mi frega niente, però noi The Irishman dobbiamo farlo al Parma Film Festival, metterci un bollino Parma Film Festival, assolutamente. Comincia a fare le telefonate, e grazie anche alla Cineteca che assolutamente stati disponibilissimi, siamo riusciti a fare Irishman in una delle sale del festival a Parma, in una situazione veramente di evento pazzesco, perché abbiamo mandato a casa con la sala piena e queste immagini purtroppo credo che mi rimarranno nella mente per lungo tempo, perché non so fino a quando rivedrò una serata del genere. Ho paura per tanto tempo, visto che, come dici tu adesso, la sala diventerà un'altra cosa. Io sono assolutamente, io spero che la sala continui a vivere, che non muoia, che non venga uscita dell'on demand e che possano riaprire le sale con sicurezza, con i posti contingentati. Ma una serata come abbiamo vissuto noi, come quella di Irishman, paura che ci vorrà un po' di tempo. Certo, con quella disinvoltura, con quell'emozione, con quella passione. Insomma, sì, per quel pathos che poi è denso e nel cuore di 300, di 400 persone, è un'altra roba, sì. Sì. Assolutamente. Sì, è come il discorso sempre per entrambe le cose, no? Mi viene in mente Scorsese, tra virgolette, artista indipendente della musica che firma per una major, no? E la stessa cosa come vedere, ascoltare su un album e andare al concerto, cioè, sì, tante volte non è vero, per niente la stessa cosa. Sono stati accusati di, appunto, di perdere quella, no? Quella spontaneità passando a collaborare per una major, per un grande produttore, è vero? Cioè, mi viene in mente che cioè, però adesso io... stando su, proprio su Scorsese, mi viene in mente che lui ha detto che adesso con Netflix, e parliamo di Netflix per dirle tutte le piattaforme fondamentalmente, per parlare dell'on demand, per parlare di questa nuova fruizione, lui dice siamo di fronte alla più grande rivoluzione del cinema dopo l'avvento del sonoro nel 1927, con la possibilità di fruire dei film anche su smartphone e non più su grande schermo oppure televisore, addirittura tablet, smartphone. E questo però è il sistema che si sta evolvendo, si sta articolando, si sta differenziando. E noi facciamo il tifo per il grande schermo, per la sala, per la socialità, però non, insomma, dovremo aspettare per vedere che accadrà. E starei di nuovo, appunto, tornerei un po' più sul film, però ecco, per dire che questo forse è un po' il suo
semplificando, C'era una volta in America, no? Un film sul tempo, sicuramente. È un film sul tempo. Sì, con la T maiuscola, film che parla molto anche di morte, perché quando il tempo passa e diventiamo anziani si inizia a essere un po' più consapevoli anche che la morte si avvicina, e quindi con il limite che è connaturato all'essere umano. Ed è bello appunto che abbia ricreato questo cast fantastico di attori, tutti appunto attempati ma ringiovaniti con questa tecnica di de-aging estremamente complessa e costosa. Anche per questo ci ha messo 5 anni a produrre il film, non solo per l'assenza di soldi, ma perché era complicato riuscire ad avere un effetto soddisfacente, credibile. Anche perché poi il rischio era di avere dei corpi visivamente diciamo giovani, abbastanza giovani, che però erano dei movimenti un po', insomma, provati. Sì, provati dal passare del tempo reale, insomma, un po' lenti, un po' così, non troppo fluidi. E a questo riguardo vi chiederei: che cosa vi ha colpito di più in questo film? Che cosa vi ha lasciato rispetto anche a queste tematiche, no, del tempo, della morte? Ma sicuramente, vado io, Maurizio? Sì, sicuramente è un film sul tempo, e questo è anche una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film. Un film sul tempo che passa, e che passa anche a volte in vano. A me è piaciuto molto il discorso anche suo etico, di una sorta di crimine che non paga. Cioè, se tu vedi quei bravi ragazzi, il crimine paga, e come? Cioè, lui dice: guarda che coglione sono diventato, che mi lanciano il giornale, non sono più nessuno. Nel momento in cui diventa, tra virgolette, un uomo onesto, no? Il personaggio di Ray Liotta diventa un uomo qualunque, quindi uno che interessa poco, cioè non è più importante, almeno ai suoi occhi. Qui invece il crimine ti lascia solo, cioè ti esalta, ti dà importanza, ma ti costringe a uccidere il tuo miglior amico, o addirittura a perdere tutti gli affetti, a essere escluso dalla famiglia in maniera anche crudele, a essere vecchio e a morire con i tuoi segreti. Quindi questa dimensione etica dei personaggi e del suo pensiero criminale di Scorsese mi è piaciuta molto, devo dire. Sì, anche il discorso di lui ha sempre descritto la criminalità anche da un punto di vista familiare, ma mai forse come questa volta l'ha resa veramente spietata e com'è, cioè nel senso, non so, mi vengono in mente gli andranghetisti che vivono 5 metri sottoterra, no? Cioè c'è questa mitologia del criminale che fa la bella vita, ma non sono tutti Tony Montana o Goodfellas, cioè in realtà la vita del criminale è appunto essere poi allontanato dalla famiglia, essere vecchi e dover andare a trovare tua figlia nel suo luogo di lavoro, e lei comunque ti snobba, è finire in una casa di riposo solo e dire i tuoi segreti, capito, magari sul letto di morte, senza insomma aver fatto poi tutta questa mitologia. A me, sì, devo dire, magari parlando degli attori, oltre a questo trio pazzesco, molto bello anche, no? Io avevo letto, visto un'intervista di come De Niro e Scorsese dicevano che come avevano fatto convincere Pesci a tornare, no, a recitare, perché lui ovviamente era un po', insomma, che non faceva niente e non aveva neanche molta intenzione, no, di tornare nel business. E mi piaceva citare, vabbè, Harvey Keitel, sempre pazzesco, ma questi due attori che sono molto bravi, che sono Ray Romano, che è è anche un comico in America abbastanza famoso, che fa la parte di Angelo Bruno, e Bobby Cannavale,
che ha già partecipato in quella serie TV la cui prima puntata è stata diretta da Scorsese, poi tutta prodotta da Scorsese, Jagger, che era Vinyl, che purtroppo c'è stata solo una stagione e poi secondo me sono due anche gli attori diciamo meno importanti nel film sono veramente molto molto, molto bravi, molto interessanti. Adesso per alleggerire invece volevo dire due instant cult come modi di dire che sono presi dal film. Uno è pistola aggredisci, coltello scappa, e l'altra non si mette un pesce nell'auto, e qui bisogna aver visto il film per cogliere, sì, capire cosa vuol dire. E che così sembra molto surreale, in realtà insomma ha un senso, è anche ironico, è anche divertente. Poi io proprio ricordo in sala l'emozione quando, perché Al Pacino arriva dopo diversi minuti, non c'è subito, e quando arriva c'è l'ovazione, cioè nel pubblico tutti hanno, no, una reazione e la sentiamo, è bellissimo, come dire oh wow, cioè qualcosa del genere. E appunto l'esperienza di vederlo in sala è impagabile da questo punto di vista, perché tutti abbiamo poi nel nostro immaginario questa coppia di attori incredibili che hanno interpretato personaggi simili, però si sono sempre incrociati un po' di striscio, ma a parte It, La sfida, dove c'è quel confronto, scontro incredibile, sono sempre percorso due binari paralleli. E è bellissima questa cosa, no? Che tutti abbiamo poi dei riferimenti culturali comuni, nell'immaginario collettivo, solo nel nostro immaginario collettivo. E è un film che cresce sul nostro immaginario, assolutamente costruito sulla nostra passione cinefila, non c'è dubbio. Io guarda, se restiamo sugli attori, devo dire che dovessimo dire l'MVP, cioè il migliore in campo per Sky, per me sarebbe Al Pacino davvero. Io trovo Al Pacino in questo film superiore di un pelo agli altri, perché forse anche il personaggio di Hoffa, questo sindacalista geniale, ma appassionato di gelato, maniaco della puntualità, una cosa molto anche divertente, la scena di Al Pacino con il gangster che si presenta in braghette corte, in realtà per me è straordinario, quando dice dopo 15 minuti sono consentiti, il quattro accademico, se tu arrivi dopo 15 minuti è come dirmi vaffanculo, cioè lì siamo veramente grandi. Sì. E sul discorso del linguaggio, un'altra frase secondo me chiave che mi è piaciuta moltissimo è quando dicono, per dire che ormai non c'è niente da fare, è quello che è. Cioè dicono, è così, è quello che è. No, ma non possiamo, no, è andata così, cioè non c'è più niente da fare, quello deve morire. È un modo di dire, mi è sembrato lapidario molto. Molto efficace. Nel senso di lapide proprio. Sì. Esatto. Assolutamente. La frase è che sembra anche la banalità, no? Cioè la morte come cosa normale è alla volta è il normale epilogo di un percorso. E la frase era it is what it is. Bravo. It is what it is. Si è sbattuto il teso. Il prodotto è così. Non ne parliamo più, ma non c'è niente. Lui cercano magari a volte di dire no, ma no. Quella lì è la lapide. Non c'è più da parlare. La morte in questo film è molto, non è troppo spettacolarizzata. Cioè, bisogna sparare a uno, gli spariamo, punto. Questo muore, poi buttiamo l'arma. La facciamo sparire, c'è questa cosa poi che ritorna, no? Più volte, l'arma che viene fatta sparire nello stesso modo, che per dire che in fondo le morti sono anche un po' tutte uguali, ci riguarda, a tutti noi riguarda il tema della morte, non possiamo schivarlo, prima o poi, purtroppo, e in una società come la nostra, in cui la morte sembra un tabù, sembra che non se ne possa parlare, perché con la chirurgia estetica, perché a 70 anni dobbiamo fare i cinquantenni,
perché insomma sembra proprio un grande rifiuto e forse questo film ci fa anche, nonostante il Beijing sembra una contraddizione di tutta la tecnica di computer grafica, ci porta a riflettere su questo tema che in fondo è parte di noi, è parte della vita. Chiudendo il discorso un po' sulla morte, mi viene in mente che tante volte insomma è stato si è paragonato un po' il cinema, no, come scultura del tempo, Tarkovsky, o come morte al lavoro, Cocteau. Quindi insomma è un ulteriore tassello che si inserisce in questo filone anche, no, di riflessioni metacinematografiche, metaletterarie. Sì, sicuramente è anche un film di un regista anziano che si avvicina comunque all'ultima parte della sua vita, anche se noi speriamo che possa campare fino a 300-400 anni, perché uno come Scorsese perderlo sarebbe veramente una perdita per tutta l'umanità. Però sì, ce l'ho vista anch'io questa cosa di voler raccontare un tempo che passa, che lascia rimorsi, che lascia rimpianti, che lascia cicatrici, e questo piano sequenza meraviglioso iniziale che poi ha una corrispondenza in quello finale fatto al contrario, veramente chiude il cerchio, come dicevo, di un'esistenza dove forse resta tanto, ma dove anche tanto poteva essere fatto diversamente, dove tanto è stato smarrito, è stato sprecato. Quindi assolutamente in questo senso è un film sulla morte, come io penso che sia un film sulla morte, per dire, Ultimo Tango a Parigi. Insomma, ci sono film che sembrano di parlare d'altro, parlano d'altro, ma poi sono comunque film sulla morte. E quello che dici anche dal punto di vista estetico, stilistico, ci ricorda che in realtà comunque Scorsese è un virtuoso della macchina da presa, e lo è anche qui, semplicemente in modo un po' diverso da quello con cui ci siamo esaltati, no? Per i suoi... resta un bravo ragazzo. Ecco. Cioè, mi viene in mente che se alcuni film erano più rock, questo mi sembra più blues, no? Sai, un bel blues che scorre lento, malinconico, e ti porta verso la fine. Sì, e ci vedo anche un po', come diceva Filiberto, sul senso di chiusura, su quello, sui personaggi degli anni 60, no? 50 e 60, che sono collegati alla morte in una maniera, sono attratti dalla morte in una maniera incredibile, no? Cioè Kennedy, Robert Kennedy, John Fitzgerald, musicisti rock, esatto, Brian Jones, e poi fino ad arrivare a Hoff, un personaggio incredibile che forse era stato fatto qualcosa, però insomma niente di significativo a livello cinematografico, quindi anche riscoprire questa figura che era praticamente, dopo il presidente degli Stati Uniti, era probabilmente la persona più influente per tanto tempo, no? Quindi non è che era un semplice sindacalista, c'era, cioè, uno che muoveva le pedine come voleva, ed era stato incarcerato, diciamo, per un, tra l'altro, tra virgolette, un reato minore, no? E lui ovviamente poi insomma si aspettava che, non avendo poi parlato di certe sue frequentazioni, diciamo, con i bravi ragazzi, di essere ricompensato. In realtà poi, quando esce di prigione, non ha più, quindi anche un film, penso, sulla perdita di potere. Anche lì Al Pacino è eccezionale, cioè adesso mi viene in mente questa scena del discorso, no, in cui dà il premio e si aspetta qualcosa, ma in realtà anche lì dicono: guarda, è così, non ci sei più tu, c'è quest'altro, e quindi insomma, fatto, non ha ragione, lui non se l'è mai fatta, e quindi poi insomma diciamo, in certi ambienti le cose non si risolvono con il giudice di pace, ecco, diciamo così. E Al Pacino qui sulla perdita del potere eccetera mi ricorda un po' un film che ho rivisto di recente in televisione, quelli che proprio
passi i canali e ti imbatti nell'Avvocato del Diavolo, film trascurabile, gli anni 90, con un Pacino in formissima, una roba, un'interpretazione, no? Che in parte, secondo me, mette qualcosa anche qui. La stessa Ubris che mostra questo personaggio che non si accontenta, che non riconosce appunto che forse una fase è passata, è superata, bisogna cambiare, bisogna adattarsi. No, lui è lui e pensa, no, di essere quindi intoccabile e non fa i conti con la realtà. E subisce quello che poi è un tradimento che ricorda, se vogliamo, anche un po' un tradimento da Giuda, no? Perché proprio lui, cioè, Brutto, sì. Mio, tu fuoco, cioè, addirittura, e per un regista cattolico, come ha sempre confermato di essere, Scorsese, no? Insomma, penso che questa interpretazione ci stia, insomma. Sì, tra l'altro mi ricollego a quello che dici tu, Piero, perché mi sembra molto giusto, perché è un effetto, un film sul lasciare la scena, no? Cioè, tu vedi la difficoltà di lasciare la scena. Offa non riesce a rinunciare a essere la prima donna, a lasciare il palcoscenico, a lasciare lo show. Ed è un film un po' su questo, anche il fatto che De Niro, quando gli dicono ma sono morti tutti, ma cosa te ne frega, dici cosa è successo, lui dice, fa questo sorriso straordinario, cioè, già Oscar lì poteva essere, questo sorriso per dire ma no, cioè, io resto me stesso, muoio da me stesso, però questa difficoltà appunto di uscire dalla scena per diventare qualcos'altro, devo comunque rimanere al centro del palcoscenico, illuminato dall'occhio di due, da questa essere comunque star, e fatto fare a gente come Al Pacino e De Niro, che hanno 80 anni, Joe Pesci, così, anche questo dal punto di vista metacinematografico per me è molto interessante. E può darsi che è una cosa che capiremo forse anche appieno quando il film avrà smesso un po' di anni, insomma, quando sarà un po' invecchiato. Sì. Beh, adesso poi tutti abbiamo la possibilità di vederlo, diciamo, spesso, perché essendo su Netflix, insomma, tu basta un click e lo vai a vedere. Sì, comunque ha tutti questi elementi dei film di Scorsese, mi viene in mente anche, cioè lui è cresciuto in mezzo agli italiani e irlandesi, ed è un film che parla di italiani, di irlandesi, e comunque c'è sempre, essendo italiani e irlandesi, la religione cattolica è sempre presente, no? Con dei riferimenti o diretti o anche indiretti, quindi anche questo, insomma, cioè, ci sono tutti gli elementi che hanno fatto grande Scorsese, diluiti appunto probabilmente nel tempo, quindi a questa narrazione magari molto più lenta, non incalzante come altro, però lo trovo veramente c'è un film di una maturità, cioè ci mancherebbe altro, parlare di maturità di Scorsese, però insomma proprio si sì, ha chiuso, e non so cosa farà poi, perché sicuramente avrà qualche altro progetto in cantiere, però probabilmente parlerà, cioè, ne ha parlato, no? Sì, questo Killers of the Flower Moon, che è un film ambientale che è stranissimo, con DiCaprio e De Niro, ambientato negli anni 20 sul genocidio, ma anni 20, 1900, però una sorta di western dove gli indiani si ritrovano in una riserva dove trovano il petrolio e vengono finalmente sterminati. Quindi una storia strana, però anche qui sull'identità, sull'America, ancora un viaggio alle radici dell'America, dell'odio. Già mi viene voglia di vederlo. Da queste poche cose che dici. E invece, tornando un passettino indietro a quello che stavamo dicendo prima, non so perché mi viene in mente quell'immagine della porta socchiusa. Più volte c'è la porta socchiusa, sia tra le due camere quando De Niro e Al Pacino devono convivere, no? Sia poi verso la fine, in fondo. C'è questa difficoltà appunto a lasciare la scena, difficoltà
non so, secondo me un po' la rappresenta, anche se ci ho pensato adesso mentre ne stavamo parlando, perché quando ho visto il film in realtà avevo pensato ad altro con questa porta socchiusa, del tipo che non c'è un reale confine, non c'è veramente un buono o un cattivo, non... che si può sempre passare dall'altra parte, uno può scegliere di fronte a un dilemma morale, no? Non è obbligatorio far fuori il tuo amico. A un certo punto puoi anche dire no, io questo non lo faccio, mi fermo lì. E invece no, c'è anche questa possibile altra lettura, secondo me, appunto, della porta socchiusa, del avere difficoltà a chiuderla col cinema, a chiuderla con una certa vita, a chiuderla in generale e a spegnere la luce dell'occhio di bue. Sì, assolutamente, mi sembra una bella riflessione. Credo valgano tutte e due, Piero, alla fine. Sia il fatto che ci sia comunque un contatto con i mondi, come dicevi, sia la difficoltà di tenerla socchiusa, ma che si sta chiudendo, che è inesorabile. Proprio perché è un film su questo, sul tempo che passa ed è implacabile, più implacabile addirittura della criminalità organizzata. Il tempo è più implacabile anche della mafia nel cinema di Scorsese. Questo è assolutamente interessante. È bello vedere come invecchiano i personaggi di Scorsese. Chissà come sono invecchiati quelli dei film che non ci ha fatto vedere vecchi, ma qualche volta bisognerebbe chiederselo. Però è assolutamente molto interessante l'evoluzione dei personaggi del cinema di Scorsese. E poi anche queste scene, insomma, che sono loro in carcere, no? Che mangiano qualcosa perché hanno avuto ovviamente un problema neurologico e mangia la pappetta perché è disfagico, no? Quindi c'è il tempo, anche se sei stato, hai capito, l'uomo più temuto d'America o uno dei più temuti, comunque fa quello che deve fare, e quindi insomma a un certo punto dice forse ti conveniva che qualcosa andasse fatto in maniera diversa, che quindi quella porta la prendessi, probabilmente l'aprissi e andassi dall'altra parte e dovevi chiuderla invece su quel mondo lì in cui sei cresciuto. Però insomma quello che poi probabilmente la figlia di De Niro un po' gli rimprovera, no? Cioè, almeno lì, almeno nei confronti di quello che è stato il tuo padre putativo, dovevi prendere l'altra strada, invece non l'hai fatto. Allora io adesso lo faccio io per te. Quindi... Sì, Peggy ha sempre avuto una predilezione per questo, tra virgolette, zio Jimmy, e ha sempre questo rapporto di scontro con l'irlandese, e è un po' la sua coscienza, forse anche questa dialettica è importante. Secondo me il personaggio di Peggy è vero, è importante in un film sostanzialmente di uomini, e spesso, no, questo cinema è considerato un cinema che piace di più agli uomini, invece è un personaggio interessante, lascia il segno, si fa sentire quando c'è, quando è in scena è importante. Eh sì, è abbastanza il suo giudice, è abbastanza il giudice di De Niro, la sua sentenza, la sua coscienza, è un personaggio bello dall'inizio alla fine, è quella che non gli perdona di aver picchiato selvaggiamente il negoziante, adesso non mi ricordo. Bene, sì, insomma... Ed è un grumo che lui non riesce mai a sciogliere, per quanto ci provi fino alla fine, ma è quello pesante. È forse il suo senso di colpa trasfigurato in un personaggio molto, molto materiale e molto, molto pregnante. Sono d'accordo con te, anche se effettivamente si vede poco, c'è in poche sequenze, però in questo cinema le donne, anche quando si vedono poco, però quando ci sono nel cinema Scorsese,
effettivamente può essere Toro Scatenato, può essere Quei Bravi Ragazzi, ma vi ricorderete sequenze ovviamente memorabili quando ci sono, dicono la loro, insomma, segnano comunque dei confini per i personaggi maschili, che poi magari i personaggi maschili li oltrepassino, li in qualche modo, sì, se non ne, sono se semplici accessori. No, assolutamente no, apparentemente potrebbe sembrare, ma non lo sono affatto. E non parliamo dell'età dell'innocenza, insomma, che è dove sono tutt'altro che accessori, perché questa è un'altra cosa che gli viene rimproverata spesso, anche a Roma, lui si è rinervosito subito, la conferenza stampa partita malissimo, perché già era arrivato un po' così, un po' torvo, che è strano, che di solito è uno molto simpatico, ma una delle prime domande era stata, ma lei fa sempre questi film dove sparano gli uomini, non ci sono le donne, il Me Too, qua e là, e lui era impazzito, perché ha detto, insomma, io ho fatto L'età dell'innocenza, cosa volete? Poi c'è più di quello, poi dice, ognuno fa i film che vuole, insomma, si era già un pochino inalberato, ma trovo che abbia ragione, anche perché, come dite voi, nei film dove sono protagonisti 3, 4, 5 uomini, le donne non sono comparse, le donne hanno un'importanza forte, come in un'Odissea dove il protagonista Ulisse, ma ci sono donne che lasciano il segno. Mi viene in mente Sharon Stone in Casino. Bravissimo. Casino, come a seconda del paese dove lo vuoi. Esatto, dove lo vuoi vedere. E dove lo vuoi vedere. Direi straordinaria. Cioè, come è difficile Sharon Stone metterla in disparte. Può essere pericoloso. Sì, se ne è accorso di lei anche Dylan in, non so se l'avete visto, il documentario. L'altro giorno abbiamo fatto Cinema e Rock e abbiamo parlato di, io ho parlato di Rolling Thunder, il documentario di Scorsese sul tour del 75 di Dylan, e intervistano anche Sharon Stone, che diceva che a un concerto lui flirtò un po' con una giovanissima Sharon Stone, e meno, nel senso, per questo che c'è una legge, no? Come si dice. Quindi, insomma, direi che sì, oppure mi viene in mente appunto la moglie di Ray Liotta in Goodfellas. È bravo, personaggio centrale. Anche diciamo Toro Scatenato. Sì, la moglie di La Motta, Jodie Foster, Taxi Driver, sono dei personaggi femminili, sì, senza scomodare L'età dell'innocenza, insomma, i personaggi femminili di Scorsese possono meritare comunque un film a parte o un libro a parte. Tra l'altro, se non ricordo male, De Niro in The Irishman è sempre un reduce, come in Taxi Driver, comunque. Un veterano, sì. È molto meno enfatizzata questa cosa, però, diciamo, nei suoi ricordi, nella sua storia, c'è anche questo, nella sua lunga vita. E il fatto che sia un reduce probabilmente lo rende agli occhi della mafia uno che sa imbiancare le case. Sì. Per dirla con il loro gergo, uno sì, che, insomma, può uccidere e può passarci a dormire lo stesso la notte, insomma. Certo. E non so se non abbiamo altre cose sì, da dire. Ci sarebbe tantissimo da dire, però credo che poi, insomma, non facciamo, ecco, non facciamo, deve essere più lungo del film, dai. Esatto, perché sennò anche qui ci lascia molto margine Scorsese, perché appunto dura 3 ore e mezza, quindi noi abbiamo margine, ma non vogliamo sfidarlo. Allora, esatto, in chiusura a leggere due righe, dopo due, che ha scritto Gianni Canova, no? Un critico che tutti conosciamo, che adesso è anche rettore dello IULM, che dice, parlando di un'inquadratura in cui vediamo nell'appartamento in campagna, sul lago, adesso non ricordo bene dove sono, De Niro e Pacino, abbiamo in primo piano Al Pacino e dietro di lui De Niro che ha il volto per metà nell'ombra,
per metà illuminato e Gianni Canova dice: qui nell'uso della luce che taglia in due il volto di De Niro, nella prossemica dei corpi e soprattutto nell'espressione indicibile del viso di Al Pacino, c'è qualcosa che mi lascia senza fiato. Non avevo mai visto al cinema un volto così capace di esprimere la percezione dell'appressamento della morte, il sentimento paralizzante dato dal presagio intuitivo, non razionale, attonito, incredulo della morte che arriva. Anche in Irishman, come diceva Cocteau, il cinema è la morte al lavoro. Lui qui semplicemente appunto analizza un'inquadratura, un frame e sintetizza un po' anche un discorso che abbiamo fatto oggi in questa puntata, che secondo me è molto stimolante, ricca, su un grande film, un film che consigliamo a tutti di vedere o rivedere rigorosamente sul grande schermo, ma nell'attesa va bene anche Netflix. Speriamo di poterlo portare all'Arena Estiva al Daturi questa estate, visto che abbiamo portato in passato opere come Roma di Quarrone, Sulla mia pelle di Cremonini. Speriamo di, tramite la Cineteca di Bologna, di poter portare anche questo grande film e si potrà fare l'Arena Estiva, insomma, con tanti sé connessi. E a questo punto ringrazio tantissimo Filiberto Molossi, è stato con noi oggi insieme a Maurizio Beretta e al sottoscritto Piero Verani a parlare di The Irishman di Scorsese. Continuate a seguirci, noi abbiamo fatto 40 puntate in 40 giorni, da questa settimana, dalla settimana che inizia, inizieremo a ridurre un po', però non vi lasciamo orfani, anche noi cercheremo di andare avanti, lasciamo la porta socchiusa, cerchiamo di fare una fase, diciamo, di transizione verso dopo il lockdown. Non ci sarà non spegniamo il proiettore improvvisamente. Continuate a seguirci quindi sui nostri canali YouTube, Telegram e gli altri social, e soprattutto buon cinema a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Ciao.